Napoli era tutta candida, tutta pulita e lucida. Così avrebbe cantato Franco Califano, che pur dedicò una canzone ai rematori di Santa Lucia, se fosse vissuto qui per la nevicata del 2018. Non solo Vesuvio, San Martino o il monastero dei Camaldoli, ma il maschio angioino ha fatto bella mostra di sé immerso nel candore della neve, mentre a pochi passi il colonnato di Piazza del Plebiscito spariva, bianco su bianco, con punti di colore che lanciavano altro bianco in cielo. Stupiti perché Napoli, almeno da 60 anni, non si era mai vista così. E se chiese e castelli sono preda dei lanciatori di palle, c'è spazio ancora per un selfie sul lungomare, per chi, venuto forse dal nord, dal sud, dall'oriente o dall'occidente, tra il caffè e la pizza, non credeva di trovarsi ricoperto di fiocchi. Sono venuta per fare un esame, l'università per i disagi è stata chiusa, però è molto suggestivo. Poi penso sia uno dei spettacoli più belli che si possano vedere. Cioè. È bellissimo perché non si va a scuola, quindi una bella giornata di vacanza. Fa un altro effetto, è bello. E abbiamo in programma una polenta e una sciata sul Vesuvio. È freddo. Più che altro tutti i mezzi sono chiusi e quindi siamo venuti a farci un giretto qua. È bellissimo, stamattina appena ci siamo svegliati abbiamo visto questa nevicata, siamo corsi in piazza. Adesso andremo anche al Vomero perché so che ce n'è ancora di più, è bellissimo. Dobbiamo andare chilometri e chilometri su per vederla, l'abbiamo qui.